L'Europa sarà migliore se saprà essere solidale, ma la solidarietà a cui noi ci ispiriamo, per passare al secondo punto del Consiglio europeo, cioè quello dell'immigrazione, se sarà capace una volta per tutte, lo dica ai suoi colleghi, Presidente Draghi, di stroncare le gambe ai trafficanti di uomini. Ma com'è possibile che nel terzo millennio noi non si riesca a estirpare la mala pianta di questa nuova forma di schiavismo che induce tanti disperati ad attraversare il deserto in carovana, qualche morto lo si fa già lì, oppure a imbarcarsi nella filiera di questo traffico a bordo delle barche della morte, dei barconi della morte, per alimentare ancora la catena degli scafisti. E poi, una volta arrivati qui, c'è chi tenta la fuga attraverso la porta girevole dell'Italia, non più consentita dall'approvazione del regolamento di Dublino, in poi raggiungere la Germania, la Francia, la Svezia. Ma se non riesce, staziona nei centri d'accoglienza per un periodo più o meno lungo, salvo poi consegnarsi, per ragioni spesso anche di necessità, nelle mani della malavita organizzata. E questa non è solidarietà, questa è la peggiore forma di razzismo, che ha anche un effetto... E deve essere però anche efficace nell'accoglienza, ed è qui secondo, che mi pare l'onorevole Rampelli ha insistito, secondo me giustamente, perché l'accoglienza è vera se porta all'integrazione, e l'integrazione... E l'integrazione è vera solo se porta al lavoro. Se non c'è lavoro, c'è una forma di sopravvivenza assistita che è un guaio per loro e un disonore per noi, che non porta a nulla se non, come ha detto l'onorevole Rampelli, spesso alla, come dire, alla negazione dell'esistenza. Questi sappiamo che ci sono